Namaste. Segui la sequenza che ti mostro in questo video, segui il tuo ritmo. Sono sequenze tutte prese dalle mie lezioni in diretta. Buona pratica. Vi faccio vedere come dalla posizione seduta salire in piedi. Vi faccio vedere sia da sdraiati a salire a sedere, sia da sedere a salire in piedi. Quindi prima di tutto sciogli un po' il tuo corpo con piccoli movimenti e inizia ad ascoltare il tuo respiro e il movimento di Ripples, che è un movimento del bacino. Quando espiri spingi dentro l'addome, curvi leggermente la schiena, quando inspiri la raddrizzi e porti il bacino in avanti. Quindi ondeggi un po', espirando bacino indietro, inspirando in avanti. Cerca di mantenere sempre giù le spalle, quindi non incassarle così, ma tienile sempre bene giù. Se vuoi respira in Ujjayi, quindi chiudendo un po' la glottide per espirare anche dal naso, quindi sia in dentro che in fuori respiri solo dal naso. Per andare poi ad invertire l'incrocio delle gambe e andare a fare il movimento, lo stesso movimento però spostandoti un po' di lato, quindi inspiro al centro ed espirando anziché il bacino indietro lo porti un pochino di lato, quindi strizzi gli obliqui. Poi prosegui e fai proprio tutto il cerchio col bacino. Disegna un bel cerchio sia in un senso che nell'altro. Ora da qua sciogli l'incrocio delle tue gambe, ti porti piano piano terra srotolando la schiena, prendi la testa, allunghi anche il collo, ti stiri un attimino a terra, ti allunghi bene e poi abbracci un ginocchio e l'altro al petto e fai un bel dondolino. Da questa posizione facciamo la salita nella posizione del dondolo. Prendendoti sotto le cosce con le mani, sollevi testa e spalle, ricorda che quando ti appresti a salire l'energia deve sempre essere proiettata in avanti, quindi non stare mai con la testa così o andare indietro con la testa, ma prima proiettati sempre in avanti. E poi come sul dondolo o sull'altalena, con la schiena perfettamente compatta, quindi senza appiattirla e senza andare indietro con la testa, fai un bel dondolo. E da qua sei già a sedere. Seconda modalità, che è quella che faccio spesso, più spesso perché è quella diciamo più facile, rotoli sul fianco nella posa fetale. Dalla posa fetale ti srotoli e ti porti a sedere. Terza e ultima posizione, modalità di salita, è la posizione cosiddetta della leva. Intrecci le mani, però stavolta sotto solo una coscia. L'altra gamba si estende o comunque sta il più possibile distesa per terra. Come prima, proietto l'energia in avanti. Questa volta devo salire aggrappata alla mia coscia, quindi le mani devono tenere bene. La gamba si deve estendere con potenza ma senza scatti in avanti, completamente in avanti, quindi estendo proprio la gamba e il peso va dietro alla mia gamba. Più la estendo con potenza con i muscoli della mia coscia, più vengo su senza alcuna fatica. Ok, poi dalla posizione seduta dobbiamo andare in piedi. Adesso scusate, quindi come facciamo?
dobbiamo o girarci in quadrupedia. Da qua mi giro. Se sono in quadrupedia è molto più semplice, perché possiamo fare un bel passo in avanti, magari anche prendendo con la mano la caviglia e aiutandoci. Scarico il peso con la mano sopra la coscia, l'altro piede lo punto bene a terra e poi, scaricando le mani sulla coscia, mi aiuto a salire. Quindi proprio faccio leva appoggiandomi alla mia coscia. Ovviamente se abbiamo una sedia o un altro supporto possiamo appoggiare una mano sopra la sedia e salire in questo modo. L'altra modalità è quella che a volte facciamo nello yoga, che è passando dalla posa di Uttanasana, e cioè spingo con le mani e porto i piedi vicini alle mani, un po' separati fra loro, con le gambe anche un po' piegate. Da lì appoggio le mani sulle cosce, srotolo la schiena rotonda, quindi salgo a carrucola in questo modo rotondo. Ovviamente chi ha dimestichezza con questo tipo di salita può farla anche come facciamo spesso, così, cioè senza l'aiuto e il supporto delle mani. Salita rotonda, usiamo gli addominali e i muscoli delle gambe. L'altra modalità, sempre da terra, possiamo salire da un'altra posizione, cioè possiamo anche salire direttamente da qua. Esempio, sono così, metto un piede davanti all'altra gamba, l'altra mano per terra e direttamente faccio leva e salgo. L'importante è scaricare comunque il peso sopra una gamba. Quindi anche se non siamo proprio in quadrupedia, ci appoggiamo con una mano a terra e l'altra sulla coscia, facciamo leva puntando sempre il piede dietro a terra e saliamo in questo modo. Ok, adesso abbiamo visto tutte le modalità di salita delle nostre posizioni e ogni volta ricordate di farlo anche quando siete a casa, anche se non state facendo yoga, perché il nostro corpo dobbiamo sempre rispettarlo, anche perché ricordo che quando abbiamo mal di schiena, esempio il famoso colpo della strega, viene sempre perché è un accumulo di movimenti sbagliati nel tempo, che si manifesta con un movimento anche molto molto semplice, però è il corpo che ha accumulato, quindi meno traumi accumuliamo e meglio è. Namaste, grazie per aver seguito tutto questo video. Continua a seguirmi, iscriviti al mio canale, anche quello in inglese se non l'hai ancora fatto. Metti un like e condividi questo video con chi vuoi. E iscriviti anche alle mie lezioni in diretta se vuoi proseguire con questo tipo di pratiche. Ti guiderò e saremo insieme in diretta. Namaste.